Montanandilia, provincia di Salerno. Mi trovo qui in occasione dell'edizione 2019 della Festa dell'Emigrante organizzata dall'associazione Gruppo L'Emigrante. E questa è la ballata dell'emigrante, na ninna na ninna ninna na. E questa è la ballata dell'emigrante, na ninna na ninna ninna na. Annalisa, dall'accento mi sa che non sei di qua. No, sono di Brescia. Brescia, sei in vacanza qui? Sono mo in vacanza. Come mai, diciamo, ai parenti? Abbiamo degli amici qua. Ah, perfetto. La prima volta di Rocca Gloriosa. Ah, okay. E noi siamo in un bed and breakfast a Marina di Camerota. Ah, Maria. E stiamo girando tutte le sagre. Ma le piace questa sagra? Bellissima. Di dove sei? Bergamo. Siete in vacanza? Sì. È la prima volta che venite a questa festa? No, pezza. Mio marito è di qua. Ah, è di Montano. È di Apademarco. Hai da Apademarco. Un giudizio su questa festa? Bellissimo. Come si chiama? Pasquale. Pasquale, di dove sei? Bari. Bari. E come mai ti trovi in questa zona, in vacanza? Sì, perché il Cilento mi piace molto. Benissimo. Ti trovi, ha un giudizio su questa festa? È bellissima, anche vedere le immagini, le bandiere, gli ombrelli. È molto caratteristica. Io vengo da Mantova. Ma dove sono? Sei? Mantova, ma sono sangue cilentano di Laurito. Ah, Laurito, avete mangiato però. I cavatelli si dice, no? Cavatelli. Con ragù, le polpette. Caciocavallo impiccato. Poi abbiamo poi la polpetta. Ah, polpetta, buonissimo. Il raviolo con la ricotta. Abbiamo fatto un purpurì. Proprio. Ci siamo dati, okay. Ci siamo offerti. Tutto il menù. Fare sempre un bilancio positivo, ogni festa, diciamo, è casuale che lo faccia. Noi, vedendo anche la gente che c'è in giro in questo periodo, tipo le zone come Pallinuro, Casalvelino, le zone turistiche, avevamo fatto un preventivo non tanto, però come prima serata la gente ha risposto, come paesi limitrofi, paesi della costiera, ma ha risposto soprattutto la gente del paese, cosa che non è sempre una cosa certa, è alternata. Quest'anno già la prima serata, noi siamo alla sesta edizione e purtroppo abbiamo dovuto incastrare tre serate troppo sotto le feste, però il lavoro ripaga quello che poi si verifica, si è verificato stasera. Benissimo, allora invitiamo tutti martedì 13, mercoledì 14. Cioè, ci sarà un nostro conterraneo che è Daniele Botticchio, che lieterà la serata insieme al maestro Fiero alla fisarmonica. È musica popolare che poi è attinente anche alla manifestazione, perché è una manifestazione culturale popolare ed è enogastronomica. E la serata conclusiva con i Taranda Nobles, sempre con Derrani di Novi Velia, sempre con musica popolare, che concluderanno poi i festeggiamenti dell'emigrante.